Incontro con la stampa da parte del prefetto romano in prefettura di Agrigento alla presenza del vicario Elisa Vaccaro, del comandante dei carabinieri e della guardia di finanza per lo scambio degli auguri con i rappresentanti delle maggiori testate agrigentine. L'incontro è servito anche per parlare dei progetti in cantiere, delle problematiche del territorio, emergenze che vanno approfondite, ha affermato il prefetto, immediatamente come quello dei rifiuti, dell'acqua, dei trasporti, ma anche le problematiche sulla movida agrigentina che sta creando tante nuove esigenze come controllo sulla criminalità, vigilando con molta attenzione. La prefettura sarà anche partecipe degli eventi di Agrigento Capitale della Cultura, organizzando anche dei concerti in loco. È un grande evento, un evento di alto livello come quello del prossimo 2 giugno, Festa della Repubblica, quindi il tradizionale scambio di auguri con la bicchierata. Nell'occasione dell'approssimarsi del Natale ci siamo riuniti con i giornalisti agrigentini per ragionare su quello che è successo nell'ultimo anno e su quello che succederà probabilmente, che possiamo immaginare per il 2024. È un'occasione tradizionale che in molte prefetture si ripete ormai da più di un secolo, l'incontro del prefetto e delle autorità con la stampa. E in questa occasione si tirano le somme di quello che si è fatto. E si prova anche a confrontarsi per raccogliere da quella che è la voce del cittadino, cioè la stampa, le proposte, le proteste, le necessità, le urgenze maggiori. Chiaramente non dico nulla di nuovo se ricordo, soprattutto a noi che siamo qui, che fra queste urgenze c'è quella dei trasporti, dei collegamenti fra Agrigento e il resto del mondo, quella idrica in particolare, che è un'emergenza ormai diventata cronica nella storia agrigentina e su cui bisogna vigilare con molta attenzione. Naturalmente anche quella della criminalità, perché abbiamo visto comunque negli ultimi mesi una recrudescenza di alcuni fenomeni e magari non nell'Agrigentino, per fortuna, però in altre parti della Sicilia una movida sempre più vivace che se da un lato è importante per il turismo, per dare un sano e opportuno divertimento a tutti noi, non solo ai giovani, dall'altra parte va garantita in sicurezza e serenità. Non è immaginabile assistere a scene come quelle che si sono verificate a Palermo negli ultimi giorni. Su questi fil rouge sarà improntata l'attività della Prefettura nel 2024, già dai primi mesi. E speriamo naturalmente di riuscire a fare il meglio per i cittadini agrigentini, insieme con tutte le istituzioni, in primo luogo con le forze dell'ordine che sono oggi presenti, insieme a noi qui, ma anche con gli enti locali. Il contatto della prefettura con i sindaci è molto importante, è un contatto che è quotidiano, non lo dico retoricamente, abbiamo proprio una chat con tutti i sindaci dove praticamente ogni giorno ci scriviamo e ci sentiamo. E questo tipo di collaborazione è esclusivamente nell'interesse della cittadinanza, non ha altri scopi se non quello di cercare di fare il meglio possibile, coordinandosi fra diversi livelli di governo. Quindi non mi resta che fare gli auguri a tutti, ai cittadini in primo luogo, agli amministratori in quanto rappresentanti dei cittadini, alla stampa perché oggi è dedicato alla stampa questo incontro, che possano continuare liberamente a esercitare la propria professione fondamentale di informazione dei cittadini, dove informazione non vuol dire soltanto passare una notizia come tale, ma vuol dire informarla, darle una forma, darle un significato, renderla leggibile e comprensibile al lettore. Quindi auguri di tutto cuore.